ci sono tanti aspetti da valutare, perché in tutto questo, in tutta questa complessità, in tutte queste grandi trasformazioni, in tutta questa grande integrazione che stiamo vivendo, non ci hanno dato le istruzioni. Ecco, tieni, queste sono le istruzioni per stare con gli altri, per vivere serenamente, tirare fuori il meglio, portare avanti le tue competenze, le tue abilità, le tue risorse interne ed esterne. Ecco, tieni, ti do le istruzioni. No, ognuno fa di buon senso. Ognuno, va bene, vediamo. Come gestisco le emozioni? Sì, vedrai, l'esperienza. Come coordino, diciamo, quello che è il lavoro mio con gli altri, cercando di far viaggiare una comunicazione, una fiducia, faccio con istinto. Oggi avere invece degli strumenti che ci aiutano a capire come siamo fatti, perché poi fondamentalmente è come siamo fatti, può diventare utile ad avere una consapevolezza, una coscienza e una padronanza maggiore di certi meccanismi. Poi dobbiamo anche dire che in questo pianeta siamo 7 miliardi, fino al 1700 eravamo 700 milioni, la popolazione è esplosa. Oggi viviamo in città di milioni di abitanti, è una magia. L'essere umano, l'Homo sapiens, da quando è arrivato su questo pianeta e quando si è trasformato un po' dalle scimmie 2.600.000 anni fa, l'essere umano non era mai riuscito a creare delle comunità così enormi, a creare le città, una volta erano gli imperi, adesso le nazioni, la globalizzazione, non era mai riuscito a gestire questo confronto e questo anche stare, vivere e condividere questi spazi uno vicino all'altro. In questo senso, dice Berno oggi in una psicologia molto contemporanea: io sono ok, tu non sei ok, io sono giusto, tu sei una merda, e ogni cosa è un pretesto per rivendicare quello che può essere questo tipo di approccio. Oppure posso dire: Laura, no, non ci sono i documenti, no ragazzi, qua è una merda tutto, non si trovano i documenti, arriva il cliente e non riesco, no dai Laura, tu l'hai visto? Vabbè, dai, tranquillo, adesso cerchiamo, ci cerchiamo un attimino e vediamo cosa possiamo fare. Si risolve, non ti ansiare. Non ti ansiare, lì. No, ma non ti ansiare, però non ci fanno tu poi. E senza i documenti come faccio? Cerchiamo di fare 5 minuti, 20 attimiamo 5 minuti e poi vediamo. Non ti faccio nulla, no, dai, no. Caffè, una pioggia e così. No, io poi cerco. Dai, non succede. Ma dove sono? Cerchiamo, proviamo. Ma come? Non possono essere. Non posso. Da qualche parte ci sono, proviamo. Io in questo caso, comunque, anche questa mia comunicazione era: io non sono ok, tu sei ok. Cioè, io non mi sento in grado di. Qualsiasi cosa diventa un allarme, un problema, una cosa insormontabile. E l'altro gli arrivava l'ansia, o il senso di colpa, o aiuto di qua, e qua nascono tanti corticircuiti, tanta pattumiera, tanta frustrazione, tanto senso di inadeguatezza, tanta umiliazione, che alla fine ci porta a non risolvere le cose. Dice: la comunicazione sana è quando il potere di relazione non interferisce su quello che ci diciamo. Questo è anche un po', secondo questa psicologia moderna, il nostro io adulto, cioè la parte di noi autonoma, responsabile, non dipendente dagli altri, né dall'alto verso il basso, né dal basso verso l'alto, ma è su questo livello, e che cerca di vivere le relazioni come scambio, come possibilità e come capacità di stimolarsi su quello che possono essere, costruiamo insieme delle soluzioni o delle opportunità per arrivare a degli obiettivi. Facciamo un esempio. Laura, scusami, sono arrivato qua in ufficio, non ho visto i documenti, tu per caso li hai visti? No, stamattina no, però adesso provo a chiedere a Giacomo. A Giacomo, prova a chiedere a Giacomo. Tu aspetta, non... mando un messaggio su WhatsApp. Quanto ci metti? Perché io ho il cliente. Un WhatsApp immediato, un attimino, il testo di... Ma lui è su WhatsApp, esatto, in questo momento. Guarda se è su WhatsApp, se no non ci va. Ah, ma l'ultima cosa è vado a bussare la porta che forse faccio qui. Se riesci in 2-3 minuti a risolvere,
cercare di capire. Poi intanto io gestisco un attimo il cliente, certo. Però non posso tenerlo. Riesci? Ecco qua. Il messaggio era lo stesso, ma il modo cambia. Cioè, io ho fatto una domanda, ho cercato di capire qualcosa e ho cercato veramente questo. Sono rimasto sul cosa della comunicazione. La relazione non interferiva qua. Sia che io sia un capo, sia che sia il presidente della Repubblica, sia che sia l'ultimo dei moicani, non interviene a condizionare la nostra relazione. Ecco qua, diciamo che si risolvono tanti problemi. Si utilizza al meglio le emozioni, ci si confronta un po' su tutto, si rimane un po' sul confronto piuttosto che sul conflitto. Questo, grande linea, è la nostra capacità anche oggi di gestire questi scambi comunicativi, transazioni, come le chiama Bern. Darci, oppure dove possiamo competere, dove possiamo ognuno pensare al manico proprio e a non arrivare proprio con questo manico a ottenere quello che può essere facilmente do da mangiare all'altro. Certo, piaceva questa storia perché non è il mulino bianco, non è il volemose bene, ma è proprio l'opportunità di stare insieme e di trovare insieme un valore, un qualcosa che da solo non riusciamo a trovare, stimolandoci. Avete visto che in mezz'ora avete creato dei mondi, avete messo insieme le idee, vi siete confrontati, avete superato dei problemi, c'era chi aveva, diciamo, questi fogliettini da una parte e dall'altra, siete andati oltre dei vincoli e creativamente avete dato la vostra interpretazione di questa cosa e ogni gruppo è andato verso la propria strada. Io credo che sia questo un po' poi il significato di un gruppo, di un team: stare insieme, confrontarsi, buttare delle idee, arrivare a degli obiettivi, perché poi siamo arrivati a degli obiettivi finali e con il cucchiaio nutrirsi un po' a vicenda, perché senza gli altri e senza lo stimolo degli altri, insomma, rimaniamo un po' defilati e non tiriamo fuori anche delle potenzialità che anche gli altri ci stimolano. Ecco, se io non la vedo in una dimensione competitiva, antagonistica, sempre un po' anche di paura di perdere quello che ho, perché un po' è quello che succede nell'antagonismo, nella competizione, nascono un po' da delle debolezze, da delle fragilità, da del senso di insicurezza, di paura. Se io lascio andare un po' questa paura e mi affido a me stesso prima di tutto e poi anche agli altri, veramente i risultati possono essere straordinari. In questo mondo che è alla velocità della luce preda e anche vive di questo cambiamento, di queste trasformazioni, può veramente diventare tutto di grande valore. Vi ringrazio perché vi siete messi in gioco con un'energia straordinaria, vi siete messi in discussione, come dicevamo prima, e questo non è scontato. Anzi, voi l'avete fatto ridendo di voi stessi, vedendovi anche in dimensioni diverse, giocando su personaggi diversi, su anche situazioni fisiche un po' particolari, curiose, e che dice che cavolo stiamo facendo. Invece vi siete anche affidati, e la fiducia credo anche in un gruppo, come un'organizzazione, come una famiglia, sia uno degli aspetti più importanti per cooperare, per stare insieme. E quindi mi avete dato anche fiducia, vi siete dati fiducia e siete riusciti a stare insieme in un certo modo. Questo credo che sia proprio il valore del lavorare in gruppo, in tanti poi modi diversi, ognuno con le sue caratteristiche, con la sua personalità e con i suoi anche obiettivi, micro obiettivi, che però vanno insieme verso il paradiso, non verso l'inferno. Va bene, vi faccio un grosso in bocca al lupo per tutta la nostra attività, i nostri incontri.